SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tanta gente al mare in Romagna, complice il sole e il caldo, in tanti sono stati in spiaggia, ma nel primo giorno in cui gli stabilimenti balneari potevano riaprire, ben pochi lo hanno fatto, nessuno è infatti pronto, i primi al via la prossima settimana. Da tutta la regione arrivano foto e video di piazze e bar affollati, segno che nonostante tutto la movida riparte. Con le nostre telecamere siamo stati a Rimini e Bologna, annunciati però controlli serrati da parte delle forze dell'ordine. Lunedì sarà la giornata di una nuova serie di aperture, palestre, parchi divertimento, luna park e strutture extra alberghiere. Per tutti c'è un protocollo da seguire, intanto a San Lazzaro di Savana mascherine obbligatorie anche all'aperto. Ai nostri microfoni il presidente dell'aeroporto Marconi indica in 3 o 4 anni il ritorno agli stessi flussi di viaggiatori del 2019. Serve una politica europea, ci ha detto. Intanto in regione è boom di ore di cassa integrazione, sono state 85 milioni nel solo mese di aprile. Grazie agli incentivi regionali e nazionali vanno a gonfie vele le vendite di biciclette e più in generale di mezzi urbani alternativi. Abbiamo chiesto ad alcuni rivenditori come fare per accedere al bonus, che prevede un rimborso fino al 60% della spesa con un tetto di 500 euro. Infine lo sport, il calcio, i verdetti emessi dall'ufficio della LND condannano alla retrocessione in eccellenza la savignanese Alfonsine. Salvezza in cassaforte per Forlì e Cattolica, la Samorese dovrà invece salvarsi da un eventuale ricorso del Crema. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Oggi quindi è stata la prima giornata ufficiale di avvio della stagione balneare in Emilia-Romagna. Allora, noi siamo stati a Rimini questa mattina per vedere anche quali effettivamente sono stati gli stabilimenti balneari che hanno aperto, a dire il vero, ben pochi. E voi oggi siete aperti? No, noi no, apriamo la prossima settimana, che non siamo ancora pronti. La zona mare di Rimini si ripopola. Riaperti pub e ristoranti da oramai una settimana, sabato era il giorno tanto atteso per gli stabilimenti balneari, ma qua si è indietro coi lavori. La colpa viene data in particolare alle direttive arrivate troppo tardi. Per chilometri di spiaggia, questi sono gli unici ombrelloni che troviamo piantati. Questo stabilimento balneare è l'unico che ha riaperto i propri ombrelloni a Marina Centro. Quindi quanti metri tra un ombrelloni, siamo palette e file? A 8 metri da ombrellone a ombrellona. Quindi 8 metri. Più di quello richiesto. Più di quello richiesto, perché quello richiesto ancora era indeciso se fra i 20 metri quadri e i 18 metri quadri. Quindi. Questo per la sanificazione? Questo per la sanificazione sul posto. Quindi oggi pomeriggio se ne va via un cliente da un ombrellone, da un lettino? Allora, noi all'istante chiudiamo il lettino, poi quando abbiamo diverse attrezzature mettiamo in spalla il nostro sanificatore, certo, alla Ghostbusters, e poi andiamo e facciamo a spruzzarli. In alcuni tratti dell'arenile le ruspe sono ancora al lavoro in ritardissimo sulla tabella di marcia a causa del lockdown. Adesso finalmente noi riminesi ci godiamo la nostra spiaggia. Purtroppo speriamo che anche gli altri colgano questa occasione per venire a Rimini, che si sta sempre bene.
bene. Quanti ombrelloni in meno pensate di mettere quest'anno? Qualche unità la perdo anch'io, siamo nell'ordine dei 30 ombre. In meno? In meno, sì. E ora parliamo della Movida che nonostante tutto riparte, non solo sulla riviera ma anche nelle città. E allora partiamo da Bologna. Piazza San Francesco, zona universitaria, piazza Santo Stefano, complice la serata estiva, molti bolognesi si sono ritrovati per trascorrere venerdì sera nel cuore di Bologna. Gruppi di persone, soprattutto giovani, molti ma non tutti, con la mascherina, distanze di sicurezza variabili. All'inizio di un nuovo fine settimana della fase 2, il centro della città, come era accaduto durante le altre serate della settimana, si è animato e fino a tarda notte gruppi di persone sono rimaste in strada, nelle piazze e fuori dai locali. Dopo i primi assembramenti registrati in orario aperitivo, il sindaco Virginio Merula, dopo un appello alla prudenza e ai comportamenti responsabili, considerata la convivenza con il Covid-19, ha fatto il punto con il questore e ha annunciato un giro di vite e sanzioni, sia per i clienti che non rispettano le regole, sia per i locali. Alcuni gestori al Pratello hanno scelto di tenere abbassate le loro saracinesche, finché, sulle regole, non avranno un incontro con l'assessore comunale al commercio e alla sicurezza Alberto Aitini, che proprio ai microfoni di TRC aveva anche ipotizzato, per contenere la movida, ordinanze ad hoc da applicare per singole strade o zone. Oltre a polizia e polizia locale, anche i carabinieri hanno eseguito controlli ieri sera per verificare il mantenimento delle misure di sicurezza. Alle 21.30 i militari del nucleo radiomobile hanno multato 13 giovani tra i 24 e i 30 anni che in un cortile interno in zona via Rivareno avevano organizzato una grigliata. Dei 13 tutti italiani, uno solo era residente in quel condominio, mentre gli altri provenivano da altre zone. Ad allertare il 112 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo e anche il gruppetto di amici. Questo quindi il capoluogo regionale, ma a Rimini anche ripartono dei piccoli assembramenti, comunque sia, per quanto riguarda la Movida. Andiamo a vedere che cosa è successo anche alla luce del fatto che le forze dell'ordine hanno annunciato controlli serrati. Oramai è assodato che in tutta Italia questa settimana è tornata la Movida. Venerdì sera questa era Brescia. Contemporaneamente si riempiva anche la vecchia pescheria di Rimini, noto ritrovo per bere in compagnia. Per questo, nel primo weekend della riapertura dei locali, le questure hanno aumentato i controlli. I gestori dicono di essere i primi a non volere assembramenti, sanno bene cosa comporterebbero e quindi collaborano con le forze dell'ordine. L'amministrazione comunale riminese si è detta pronta a ridurre gli orari di apertura qualora i clienti non rispettino il distanziamento fisico. All'ora dell'aperitivo la situazione è più calma. I pub preferiscono tenere la musica più bassa e lavorare con meno clienti, ma lavorare. Come funziona adesso l'aperitivo? Praticamente noi facciamo il nostro drink e con la dovuta distanza di sicurezza passiamo al cliente. Il cliente che sta dietro a questa fune? Esatto, che si può igienizzare lì dove c'è il dispenser. Ci vuole un po' di senso, del buon senso in questo momento qui. Stavo aspettando sto Ugo da 2 mesi. Quindi è rimasto il tavolo con il buffet, però nessuno può avvicinarsi al tavolo? No, nessuno si avvicina qui, solo il personale. Invece di fare servire le persone, noi le portiamo al tavolo. Il nostro primo aperitivo dopo circa 2 mesi e mezzo. E che sapore ha questo aperitivo? Ma diciamo che il cocktail è buono. E la barriera dividerà ogni tavolo e ogni seduta e diciamo che abbiamo anche delle barriere che adesso qui non sono al momento visibili, però per rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Contiamo di perdere dal 10 al 20% dell'occupazione abituale, sempre che tutto vada bene naturalmente, certo. Che tutto, cioè, insomma, le linee guida che riusciamo a dare vengano un pochettino rispettate. E ora veniamo ai dati. 43 nuovi casi positivi, 193 guariti e 10 decessi. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino dell'epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna, lo ha comunicato l'ente regionale pochi minuti fa. Nel dettaglio, le morti sono state 4 in provincia di Bologna, 1 a Forlì e 1 a Rimini, nessuna a Imola, Ravenna e Cesena. I nuovi casi positivi registrati sono stati invece 11 nella bolognese e 15 in Romagna, precisamente 12 a Rimini, 2 a Cesena e 1 a Forlì, nessuno a Ravenna e Imola. Intanto è stata anche annunciata la chiusura del reparto Covid-1 all'ospedale di Forlì. E intanto lunedì ci si avvia a una nuova serie di aperture, in particolare questa volta riguardano, a parte quelle che vi abbiamo già raccontato, delle palestre e delle piscine, anche però i Luna Park, i parchi di divertimento in generale, le strutture extra alberghiere.
La data di lunedì 25 maggio è un ulteriore step nel percorso verso la ripartenza del paese dopo il blocco totale dovuto all'emergenza coronavirus. La Regione Emilia-Romagna ha approvato i protocolli per la corretta gestione delle attività dei parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, Luna Park e attrazione dello spettacolo viaggiante. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli ospiti, andrà effettuato il controllo continuo dell'affluenza, del distanziamento interpersonale, dei dispositivi di protezione individuale, della pulizia e della disinfezione. Per quanto riguarda le biglietterie e gli ingressi, sarà individuato il numero giornaliero massimo di visitatori che possono essere contemporaneamente presenti, sempre per garantire il distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti. Per le aree giochi si adottano le indicazioni valide per le analoghe strutture pubbliche comunali e quindi le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi. Nei parchi acquatici dovranno essere applicate specifiche misure igienico-sanitarie già disciplinate per spogliatoi, toilette, solarium, piscine e piani vasca. Negli agriturismi, ostelli, B&B, case per ferie, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative dovranno essere rimodulati per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti. Nei corsi di musica, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati a 1,5 metri di distanza e fino all'adozione di specifici protocolli restano sospesi i corsi per l'insegnamento con strumenti a fiato. Restano poi sospesi i corsi di ballo 2 e i corsi di ballo per cui non è possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri. C'è un comune del bolognese, San Lazzaro di Savena, in cui è entrato in vigore l'obbligo dell'indossare le mascherine anche all'aperto. Sentiamo. Noi abbiamo richiesto e imposto che fino almeno al 30 di maggio, quindi questa prima ordinanza ha una validità di una settimana e ricomprende i primi due weekend post lockdown, noi abbiamo richiesto ai cittadini questa accortezza, perché parlare di sacrificio mi sembra eccessivo, questa accortezza che è quella di mettere la mascherina quando si sta sotto ai portici o quando si sosta davanti a dei locali o a degli esercizi commerciali. A San Lazzaro di Savena è entrata in vigore una nuova ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina anche quando si cammina o si sosta sotto i portici e sui marciapiedi. La decisione del sindaco Isabella Conti è dettata dalla conformazione del comune bolognese. Le attività ripartite da una settimana sono vicine una all'altra e molto frequentate. Nel primo fine settimana post lockdown e con temperature estive, il rischio è di vanificare con una corsa in avanti troppo veloce i risultati di mesi di chiusura e isolamento. I sindaci sono la massima autorità sanitaria dei propri territori, abbiamo la responsabilità della salute pubblica e abbiamo il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per cercare di proteggere la nostra gente. L'ordinanza resta in vigore fino al 30 maggio. Se il 30 continueremo a avere, da qua al 30 maggio, sempre zero nuovi contagi e vediamo che la curva continua a stabilizzarsi verso il basso, dopo avremo anche più libertà, ma non ho fatto assolutamente niente di eccezionale. Vorrei sottolineare che in altre regioni, ma anche in altre città della regione Emilia-Romagna, l'obbligo della mascherina è sempre. Gli unici luoghi nei quali non si può portare la mascherina sono la propria auto e la propria abitazione. Andiamo ora a vedere la situazione del comparto aereo. L'aeroporto Marconi chiede anche all'Europa di fare il punto della situazione e spingere verso un ritorno almeno un po' alla normalità. Se non si gioca con le stesse regole, l'Italia rimarrà tagliata fuori. È questo il monito di Enrico Postacchini, presidente della società per azioni che gestisce l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, in merito alla questione legata al distanziamento sociale e alle compagnie aeree, le quali, in virtù delle regole, potrebbero essere scoraggiate a volare da e per le destinazioni nostrane. Questo è uno dei primi aspetti a cui mettere mano. Le rotte in generale transitano anche in hub per prendere altre destinazioni nel mondo. Quindi sarebbe tagliata fuori l'Italia anche in outgoing, non solo in incoming. Il nodo è centrale per quanto concerne le ripercussioni sugli scali, ma più in generale riguarda anche il turismo e il commercio, visto che si tratta di settori già colpiti significativamente e che, nonostante le riaperture della scorsa settimana e qualche timido segnale in termini di prenotazioni, devono fare i conti con la mancanza di una garanzia di flussi. Beh, gli scali, diciamo, medi come dimensione, come Bologna, hanno prospettive più difficili per i più piccoli, perché nel momento in cui ripartirà il traffico internazionale, anche nel nostro paese sarà
in prima battuta appannaggio degli aeroporti ancora più grossi anche rispetto a Bologna. I volumi del 19 sono numeri che rivedremo non prima di 3-4 anni. Oggi purtroppo siamo a quota zero, con alcuni timidi segnali per il momento più legati ai voli interni e domestici che non ai voli internazionali. Davvero complicata questa vicenda che la politica a livello europeo deve risolvere e a cui l'Italia deve lavorare con tenacia e con serietà, perché altrimenti rispetto alle nostre porte d'accesso si crea un problema proprio di flussi insufficienti a reggere il mondo di accoglienza che abbiamo creato in questi anni, fatto di alberghi, di agenzie, di guide turistiche, di campeggi, di tutte le strutture legate all'accoglienza insieme al commercio e a tutti quei servizi che compongono il valore di una destinazione. È vero e proprio record di numero di ore di cassa integrazione in Emilia-Romagna. Andiamo a vedere il commento del sindacato. Dunque, Dignani, 85 milioni di ore di cassa integrazione ad aprile. Per dare un'idea della grandezza, quanto si fa più o meno in un anno, forse addirittura di più, in Emilia-Romagna stiamo parlando. È evidente che un po' ce lo si poteva aspettare, chiaramente il lockdown, però ve lo aspettavate in questi termini? Preoccupa un numero del genere? Il dato ci preoccupa enormemente. Perché? Perché questo è un paese che non può vivere di cassa integrazione, questo è un paese che deve vivere di ripresa, quindi di ripresa economica, e occorre ripartire. Il problema vero qual è? Il problema vero è capire adesso l'economia come risponde, perché le faccio un'altra riflessione. I lavoratori sono dal 23 di febbraio che non prendono i soldi della cassa integrazione. Cioè, in questa regione noi abbiamo belli accordi sindacali, buoni accordi sindacali, ma solamente il 30% delle aziende anticipano la cassa integrazione, quindi il lavoratore ha una continuità nella busta paga, ma il restante 70% è senza cassa integrazione. Per quanto riguarda invece i lavoratori stagionali al mare, visto che siamo alla bella stagione, insomma, qual è la situazione? Azzardo una previsione, ma la azzardo. Io penso che il 50% sarà sicuramente senza lavoro. Per fortuna che c'è una richiesta lavorativa invece per quel che riguarda l'agricoltura. Quindi, secondo me, anche qui verso l'autunno riusciremo ad avere un quadro più preciso di tutta la situazione. Però la situazione è realmente pesante. Creda, abbiamo 39,5 di febbre. Un 32enne spagnolo è stato arrestato a Rimini dopo aver seminato il terrore al pronto soccorso dell'ospedale infermi per aver ferito due vigilantes. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è andato in escandescenza dopo aver importunato il personale, secondo quanto emerso, durante tutta la giornata di ieri. All'arrivo delle pattuglie della polizia, gli agenti hanno trovato una guardia giurata riversa a terra con ferite sanguinanti al naso e alla bocca, mentre l'altra cercava di contenerlo. Giudicato per direttissima questa mattina, lo spagnolo si trova ora in carcere con le accuse di lesioni aggravate, violenza, minacce e resistenza pubblico ufficiale. La guardia giurata ha riportato la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico e ne avrà per 45 giorni. Ed è vero e proprio boom di acquisto di biciclette. Vediamo perché. Corsa l'acquisto di biciclette è quello che stanno notando gli operatori dopo l'arrivo del bonus bici, nato per incentivare la mobilità sostenibile. Questo vale per le biciclette, ma anche per monopattini, segway, monowheel e hoverboard. La regione Emilia-Romagna ha stanziato per i 30 comuni fermatari 3,3 milioni di euro di fondi per incentivare l'uso della mobilità alternativa. Il bonus è per tutti i maggiorenni residenti in città sopra i 50.000 abitanti e valido per tutti i tipi di mezzi. Come si accede? In primis con l'iscrizione al portale Speed e l'acquisto di un mezzo. A questo punto, su una piattaforma dedicata, occorrerà inserirvi le credenziali e la fattura pagata. Il bonus bici prevederà dunque il rimborso del 60% sulla spesa effettuata fino ad un tetto massimo di 500 euro. Col bonus abbiamo sicuramente avuto un grandissimo aumento e incremento delle vendite di qualsiasi genere, sia assistite che muscolari, quindi le biciclette normali. Rispetto allo stesso periodo di anno scorso
per me comunque un 60% di incremento c'è stato. È cambiato soprattutto l'interesse comunque per i clienti che giustamente si vogliono muovere in bici all'aria aperta e quindi sfruttare questa cosa dei bonus, e speriamo che oltre il vero bonus in sé per sé economico sia veramente un aumento di mobilità urbana, ecologica, impatto zero, e comunque di dare veramente una svolta sia a livello di ciclabile quant'altro e di utilizzo per lasciare a casa un po' queste macchine. Quindi andiamo tutti in bicicletta, giustamente. E ripartono in tutta la regione i mercati ambulanti, le regole sono ferree e ben precise. Questa mattina è stata la volta di Cesena, vediamo com'è andata. Sabato 23 maggio siamo in Piazza del Popolo, a due passi da Piazza del Popolo a Cesena, città che riparte lentamente, riparte anche il mercato ambulante. Ne parliamo con il presidente di ANVA, Gabriele Fantini. Innanzitutto la soddisfazione, era tanto tempo che le bancarelle erano chiuse. È vero, finalmente siamo partiti alla grande. E innanzitutto voglio ringraziare tutti gli operatori che si sono dovuti spostare e adattare a tutte le misure di sicurezza che sono state messe in atto. E ringrazio l'amministrazione perché, come sempre, ha aperto questo tavolo di concertazione con le associazioni e si è arrivati, come sempre, ad un'ottima soluzione. È quello che noi auspichiamo e come associazione è quello che noi vogliamo ogni volta. Ecco, per quanto riguarda le misure di sicurezza, innanzitutto mascherine obbligatorie per tutti, dopodiché come vi siete regolati? Beh, ogni banco deve giustamente avere tutti i dispositivi di sicurezza sanitari. Abbiamo lavorato molto sull'ampliamento delle corsie, degli spazi interbanco, per creare aree di respiro che possono dare più sicurezza alle persone, anche giusto la percezione anche della sicurezza, per cui siamo in un luogo importante, importante per la città, importante per i valori che esprime il mercato. Il mercato è una scuola di vita, è un patrimonio anche di economie, di culture e di valori che ultimamente stiamo un po' smarrendo. Quindi per noi è significativo poter ricominciare questa attività, dare un reddito anche agli operatori che in questi mesi hanno sofferto e soffriranno sicuramente per altri, e quindi per noi è veramente un momento molto importante di richieste, di vittoria. Forlì. Un motociclista 33enne è stato trasportato con l'elisoccorso al Buffalini di Cesena dopo essere finito in una scarpata Rocca San Casciano. È accaduto questa mattina poco dopo le 11 e per effettuare i rilievi è intervenuta la polizia stradale. San Marino, 4 nuovi positivi, 1 deceduto e 12 guariti. Questi i numeri dell'ultimo aggiornamento dei casi Covid-19 che portano complessivamente a 665 contagi dall'inizio dell'epidemia e 42 decessi. Ferrara, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un tunisino 38enne, nulla facente con numerosi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di rapina aggravata, furto ed estorsione, commessi nei confronti di un romeno 45enne. Cesena, da lunedì 25 maggio saranno attivi 3 nuovi T-RED per il rilevamento automatizzato delle infrazioni semaforiche. L'installazione arriva dopo che la polizia locale ha rilevato almeno 20 transiti con semaforo rosso in 4 fasce orarie giornaliere. Ed eccoci al calcio, la LND ha fissato i verdetti finali per i campionati di Serie D, niente da fare per Alfonsina e Savignanese, retrocesse d'ufficio in eccellenza, mentre continueranno a giocare in quarta serie Forlì, Cattolica e Samaurese, vediamo. Alla fine della fiera il consiglio direttivo della LND ha scelto il criterio più draconiano per ottemperare alle richieste della FIGC, quello di decretare una sola promozione e 4 retrocessioni dirette in ciascuno dei 9 gironi amministrati. Detto che così il Mantova ha potuto festeggiare in anticipo un ritorno tra i pro largamente pronosticato e lo stesso Matelica ha coronato a tavolino un inseguimento durato almeno 5 anni. Le buone notizie per la Romagna si chiamano Cattolica, Forlì e San Maurese.
I giallorossi di Cascione possono gridare al miracolo, vista l'incredibile rimonta compiuta nel girone F, dall'ultimissima posizione alla quintultima, proprio giusto in tempo per salvare le penne, mentre il Forlì potrà adesso programmare il proprio futuro che, salvo sorprese, verrà architettato dal duo Carlo Di Fabio, Beppe Angelini. Può esultare anche la San Maurese, quintultima nel girone D, ma detentrice di una media punti inferiore rispetto al Crema quartultimo, che però ha chiuso la propria stagione con una partita in meno rispetto ai romagnoli. La scelta di cristallizzare le classifiche al momento dell'interruzione del campionato premia gli sforzi dei giallorossi di Protti, eppure è facile pronosticare un ricorso dei Lombardi che potrebbe rimescolare tutte le carte, fermo restando che terzultime e quartultime troveranno una via preferenziale per i probabilissimi ripescaggi. Chi invece ha dovuto ingoiare l'amaro calice della retrocessione d'ufficio sono Savignanese e Alfonsine, rispettivamente ultima e penultima classificata, sempre del girone D. L'epilogo peggiore di una stagione maledetta sotto ogni punto di vista, visto che ad entrambe non è stata offerta neppure la possibilità di lottare sino alla fine delle canoniche 34 giornate di campionato, per guadagnarsi la sopravvivenza in categoria. In attesa della definitiva ratifica della FIGC, i verdetti partoriti dalla LND non lasciano alcuno scampo. E ora velocemente il ciclismo. Dopo essersi affermato agli onori della cronaca con una serie di exploit di tutto rispetto nell'ultima edizione del Giro, Valerio Conti prova ad alzare il tiro nel mirino del 27enne romano. C'è la partecipazione alla prossima edizione del Tour de France. San Giovanni Rotondo, insomma una tappa con una fuga infinita in compagnia di Fausto Masnada, queste le immagini che raccontano appunto quel giorno fantastico che ti ha permesso di indossare la maglia rosa, l'hai tenuta per ben 6 giorni fino, se non ricordo male, a Pinerolo. Com'è cambiata la tua vita, se così vogliamo dire, da questo exploit rosa? È cambiata abbastanza, nel senso, ovviamente da un lato ci sono più aspettative nei miei riguardi, ma è giusto così, e dall'altra comunque un coronamento di un sogno che ogni bambino che si accinge a fare il ciclista è un sogno che si realizza, quindi per me è veramente anche adesso nei ricordi così, che è passato un anno, bellissimi ricordi, anche le altre persone se lo ricordano, questo è bello. Tu hai corso nella tua carriera, che voglio dire, sei ancora giovane, hai 27 anni, quindi hai davanti tutto, direi, ancora tutto, però hai già corso, se non erro, 4 giri d'Italia e 5 Vuelta di Spagna, tra cui abbiamo detto dove ti sei anche aggiudicato una tappa. Il Tour ancora no, quanto ti attira poter prendere parte anche alla Grand Bâcle? No, mi attira tanto, soprattutto visto l'anno scorso, la crescita fisica ma anche maturità mentale. Adesso diciamo che sono pronto per affrontare una gara che è, da quel che dicono i miei colleghi, è la gara più difficile, no? Ma non per quanto riguarda i percorsi, per lo stress che c'è, il movimento, si sente che è la gara più importante al mondo, ecco. E quindi da qua ai 30 anni io vorrei partecipare, ecco. Vediamo ora le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nel pomeriggio odierno abbiamo per la prima volta in questa stagione raggiunto i 30 gradi, quindi è stato un pomeriggio caldo, ma in queste ore aria più fredda da nord sta provocando rovesci temporali che da Lombardia e Veneto tenderanno a interessare l'Emilia occidentale e le basse pianure lungo il corso del fiume Po, temporali localmente anche di forte intensità. La giornata di domenica inizierà con nuvolosità diffusa, alternata a schiarite, ma possibilità di rovesci nella prima parte della mattinata a carattere anche di temporale, ma la situazione migliorerà rapidamente con l'arrivo di ventilazione da est-nord-est che tenderà a divenire moderata durante la mattinata, il mare risulterà mosso. Le schiarite aumenteranno, tant'è che nel pomeriggio tornerà il sole ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, mentre i valori massimi saranno in calo e compresi tra 21 e 25 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata.
È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. L'informazione torna domani, domenica, sul nostro network a partire dalle ore 8. A voi tutti una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.